È stato ospite di oggi di Domenica Live, 7 ottobre 2018, il buon Massimo Ghini, il famoso attore italiano, oltre quindi a Renato Balestra, oltre alla donna muscolosa e oltre a, per l'appunto, Christian Imparato, anche il buon Ghini è stato presente proprio a Domenica Live. E il buon Massimo si è aperto a 360 gradi, ripercorrendo il suo iter di vita, partendo dalla famiglia, il bene più prezioso, in particolare dall'amata figlia di nome Margherita. E cosa avrebbe detto a proposito di Margherita il buon Massimo? Le seguenti parole: si trova a Londra e ha fatto una domanda in quattro università che le interessavano. Vuole diventare fashion? Vuole studiare fashion? Ha fatto domanda a Londra, dove c'è una cosa che mi piace tantissimo: pagano le spese dell'università. Poi Margherita restituirà la cifra quando inizierà a lavorare. Perché non la facciamo anche da noi? Punto di domanda. E poi si è passato anche all'argomento dell'altra figlia, che si chiama Camilla, che vi ricordo lavora proficuamente a Forum. Sono molto fiero, avrebbe detto Massimo a proposito di Camilla. Nessuno di noi della famiglia ha fatto nulla, l'hanno chiamata. E lei mi ha detto: che faccio? Io ho detto: vai a vedere. Il primo giorno c'erano lei, altri due ragazzi e Paolo Ciavarro. Non hanno neanche detto i cognomi dei quattro, tutti molto timidi. Sui social le hanno scritto di tutto. Lei, ironica, mi fa: guarda papà, e non ho potuto, e no, neanche parlato. Ora al terzo anno è stata molto brava. E poi si è parlato anche del mondo del cinema, che vi ricordo vede come unicum a livello filmico proprio il buon Massimo Ghini, grazie proprio alla uscita dell'ultimo film, che si intitola Un nemico che ti vuole bene. E diciamo che è stato analizzato proprio Massimo Ghini in qualità di personaggio di spicco appartenente proprio al mondo della TV, del cinema e del teatro. Ma non voglio togliervi il gusto, la curiosità di andare a leggere o meglio andare a vedere la chiaramente puntata di Domenica Live, pertanto andatela a vedere e sono convinto che vi piacerà un mondo. Grazie, un saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.